Bene, abbiamo oggi la fortuna di avere casualmente Marco Porro, che è un noto tecnico di una nota altresì marca di sci e di scarponi, al quale gli vogliamo chiedere, visto la sua presenza, ne approfittiamo, la differenza tra un sci da gara che stiamo valutando, stiamo vedendo, abbiamo visto come si prepara, e uno sci turistico. Marco, spiegaci un po' la differenza tra le due situazioni e anche eventualmente anche la differenza di preparazione. A te la parola. Grazie. Allora, la differenza è sostanziale. Tutto lo sviluppo viene fatto sugli sci da gara per quello che riguarda appunto la messa a punto dell'attrezzatura e la messa a punto tecnica, materiale, eccetera. Dopodiché sono due cose diametralmente opposte dall'utilizzo di uno sci normale, perché vanno a interessare persone con preparazione fisica diversa e soprattutto con incarichi diversi. L'atleta fa, e con il suo specifico sci per ogni disciplina, fa quello e basta. Quindi avremo uno sci da slalom speciale che fa solo curve strette, uno sci da gigante che fa solo curve larghe e in conseguenza anche gli sci da velocità. Sarebbe abbastanza impraticabile una pista da sci normale con gobbe e altra gente con dei raggi di curva predeterminati e fissi. Per cui gli sci da turismo, da gran turismo a scendere, vengono fatti più o meno precisi per quello che riguarda ghiaccio, pendenze, velocità, eccetera, per quel bravo sciatore, a mano a declinare fino ad essere esclusivamente o particolarmente invece agili per quello che riguarda il turista normale, lo sciatore della domenica. Sarebbe impensabile appunto per l'uno usare l'attrezzo ideale per quell'altro. Una grande importanza in tutto questo, la risalto all'altra domanda che facevi per la preparazione, è esattamente avere a posto gli sci. Gli atleti, la prima cosa che chiedono quando fanno un contratto a un'azienda, prima dei soldi, prima di qualsiasi cosa, è lo ski man. Perché lavorano in simbiosi, lo ski man ha la capacità di individuare la preparazione che deve avere per un determinato tipo di pendio e di neve. La stessa cosa, non così esasperata, però deve essere anche per lo sciatore normale, come avere le gomme lisce sulla macchina o gli ammortizzatori scarichi. Se ho uno sci non preparato sarà o difficile, e quindi non mi diverto assolutamente, oppure uno sci che mi scappa da tutte le parti se la neve è un po' dura o sparata, e di conseguenza non è divertente assolutamente andare a sciare. Quindi la preparazione dipenderà sempre quanto farne e quante volte nell'arco della stagione, dipenderà da quanto lo uso e dalle condizioni che trovo. Se trovo un po' di sasso così, può essere fatta anche più o meno tutte le settimane. Se invece scio saltuariamente alla neve bella, è ovvio che può durarmi più nel tempo. L'importante è che siano sempre curati gli sci, ne giova sicuramente il divertimento. Grazie Marco. Prego. Dopo aver impostato queste strutture sul nostro sci, l'ultimo atto, che è comunque importante, altresì importante, è la sua scorrevolezza. Andremo a verificare come si fa una sciolinatura da gara. La prima cosa da fare prima di stendere la nostra sciolina è la pulitura della soletta. Con dei solventi appositi andremo a bagnare la nostra soletta, deve essere molto bagnata, quindi bagnata, useremo una spazzola in rame per asportare tutti i residui di sporco che si sono instaurati nella famosa impronta. Dobbiamo pulire l'impronta da ogni qualsiasi residuo di sporco. In questo modo è come se stessimo pettinando la nostra soletta, sempre nel verso dello scorrimento dello sci. Dobbiamo sempre andare dalla punta alla coda, punta coda, per pettinare bene la soletta, sempre in modo che lo sci sia estremamente veloce. Adesso stenderemo la sciolina. Abbiamo una sciolina che ha un range di
temperatura da meno 5 a meno 12. Iniziamo prima a stenderla sulla soletta, che questo lavoro serve a protezione della soletta stessa. Dobbiamo proteggere la soletta dal ferro. Il ferro è molto caldo, ha una temperatura di 120 gradi, pertanto se andremo a mettere il ferro sulla soletta senza protezione della sciolina potrebbe danneggiare tutto il lavoro fatto, pertanto lo sci non è perfettamente veloce. Abbiamo steso la nostra sciolina a protezione della soletta, andremo a fare gocciolare questa sciolina che possiamo definire base sulla soletta e cominciamo a stirare, a far sciogliere la sciolina per predisporla bella calda in modo da mandarla in penetrazione nella soletta. Non dobbiamo mai fermarci col ferro, anche se la soletta a sciolina, sempre in movimento il ferro deve rimanere per evitare anche il discorso della struttura, delle colle, non dobbiamo fare danni, pertanto sempre in movimento è molto molto lento, dobbiamo sciogliere la nostra sciolina in modo uniforme, farla penetrare nella soletta. Cerchiamo di fare un lavoro anche fatto bene, senza ulteriori passaggi inutili, due o tre passaggi come massimo e basta, perché scaldandosi lo sci altera comunque la sua struttura. Questo è più che sufficiente. Ecco, questo è uno sci sciolinato, dovremo aspettare un po' di tempo prima di asportare la sciolina in eccesso per arrivare a ottimizzare il lavoro. C'è un altro lavoro che negli ultimi anni è un po' giustamente anche utilizzato, è stato introdotto dai fondisti, che è l'inserimento di uno sci sciolinato con una sciolina particolare, una sciolina speciale, in un apposito forno. Si lascia 12 ore lo sci sciolinato nel forno a 65 gradi in modo che la sciolina stessa con calma, 12 ore appunto di tempo, vada in penetrazione nella soletta. Andremo comunque a visionare questo forno. Venite, introduciamo nel forno il paio di sci in questione, chiudiamo il nostro forno, gli sci rimarranno 12 ore in questo forno, facciamo partire il tempo, un software piccolino per far sì che per 12 ore questi sci rimangano qui dentro a 65 gradi. Tra 12 ore andremo a toglierli per poter poi passare alla spatolatura dello stesso sci. A dopo! Prima di andare a spatolare, come si suol dire, la sciolina dallo sci, è bene avere lo strumento, che è una spatola in plexiglass, e la rettifichiamo con questo attrezzo in modo da ottenere un lavoro perfetto. Iniziamo la procedura della spatolatura. Dobbiamo asportare la sciolina in eccesso senza troppe pressioni, ma cercare di avere una pressione costante. Togliamo proprio tutto senza piegare la spatola. Perfetto. Adesso la spazzolatura, che è nient'altro che la pulitura di tutti i residui di sciolina dal solco della famosa impronta. Chiaramente la spatola non ha potuto entrare,
e entreremo con la spazzola, una spazzola diversa di quella che abbiamo utilizzato per pulire lo sci, chiaramente è più morbida, ci sono diverse spazzole in base al tipo di sciolina che è stato steso sulla nostra soletta. Dobbiamo pulire proprio bene perché dobbiamo, come spiegato per quanto riguarda l'impronta, far defluire quelle famose particelle d'acqua. Meglio in questo modo avremo lo sci estremamente veloce. Toglieremo anche quei piccoli residui di sciolina dalle lamine. Possiamo utilizzare anche una spugnettina sul laterale leggero, in modo da poter presentare lo sci perfetto sulla neve. Le piccole spugnette abrasive. Ultimo passaggio è quello di pulire con una spatola molto morbida tutte le piccole bricioline di sciolina che sono rimasti con la pulitura della spazzola precedente. Ecco, lo sci adesso è perfettamente a posto e sono sicuro che questo sci sarà velocissimo. Lo sci è stato spazzolato perfettamente, è lucidissimo, credo che, anzi ne sono sicuro, che questo sci qua sarà estremamente veloce per questo tipo di neve invernale, dicembre e gennaio. Bene, spero di essere stato molto chiaro, in modo che tutti quanti possano avere chiarezza per quanto riguarda la preparazione dello sci da gara. Grazie mille.